Domenica prossima sarebbe stata, diciamo, l'edizione più importante, quella della seconda domenica di maggio. Direi che anche per quest'anno i mercatini tradizionali non si faranno. Nel frattempo utilizziamo questo gruppo che veramente sta facendo un grande lavoro con il gruppo WhatsApp online. Il mercatino dei ragazzi del Calcit in questo tempo di pandemia diventa così una vetrina online. Ormai da tempo infatti è stato organizzato un gruppo WhatsApp per continuare a vendere un po' di tutto e per raccogliere fondi da devolvere allo Scudo, il servizio di cure domiciliari ai pazienti oncologici. E si è organizzato per fare domani un mercatino, diciamo, dedicato alla festa della mamma. L'abbiamo fatto anticipato perché così per domenica sono in grado di consegnare, e domenica un altro mercatino sempre per ricordare, per rimettere l'attenzione su questa data. Oltretutto domenica anche noi come segreteria saremo aperti la mattina dalle 10 alle 12 e pomeriggio dalle 16 alle 19 per ricevere quelle persone che magari vengono a fare un'offerta al Calcit. Visitando il sito web www.aspettandoilmercatino.it si troveranno tutte le indicazioni per potersi iscrivere e partecipare alle offerte delle due edizioni online. Si svolgerà invece in presenza dal 13 al 23 maggio il mercatino in concerto, la rassegna ed il concorso musicale Calcit dedicato al compianto Gianfranco Barulli. Ovviamente con le presenze dovute, perciò non possiamo far entrare tutti, ma solo su prenotazione in base ai posti che sono stabiliti dalle disposizioni attuali.